Cosa si nasconde dietro la tappa italiana del moto mondiale? Scopriamolo insieme a Marc Marquez, pilota della MotoGP, e Tony Arbolino, pilota della Moto2. 5 gare internazionali, 3 continenti diversi, un solo obiettivo: scoprire cosa si cela dietro il moto mondiale. A Season with Tony Arbolino. Ci troviamo in Toscana al famosissimo circuito del Mugello, dove si svolgerà la 7ª tappa del campionato mondiale di motociclismo. In parallelo però si svolge un altro campionato, il campionato del Mugello Dolomiti. Per viverci il tutto al pieno abbiamo quindi mal pensato di venire in camper per vivere veramente tutte le sfaccettature dell'evento. Oggi è mercoledì, giorno in cui i piloti arrivano in circuito. Infatti sto andando a prendere Tony in aeroporto. Tutto avrei pensato, ma non di fare il taxi per Tony Arbolino in camper. Hola chico! Ma che cazzo fai in camper? La vado a cambiare se non ti va. Sembra come i vecchi tempi quando andavo al Mugello col camper con mio padre. Si vola! Ciao Tony! Ciao bella bro! Senti l'odore di casa! Dai via che devo portare Tony Arbolino in circuito! Come va Tony? Tutto bene, carichi, casa, prima gara di casa dell'anno. Ne abbiamo due, ma Mugello per me è sempre più casa di Misano. Dall'ultima volta che ci siamo visti in America, com'è andato il campionato? Sono cambiate tante cose, mi è mancato sempre lo spunto di partire bene, partire davanti in qualifica. Dobbiamo migliorare la partenza e la posizione in partenza. Dormi con me, no? Mi hanno detto? Ma ci sono due letti. Uno. Sì, no. Tony, spero. Sì, no! Spero che non ti dia fastidio la barba sul collo. Ti prendo cucchiaino stanotte. No. Che carezzo. Impossible. 3, 2, 1. Dai, Tony! 39 minuti. Tony è stato portato a destinazione e adesso entriamo anche noi dentro in circuito a vedere cosa succede di mercoledì. Mancano ben 5 giorni alla gara e le hospitality che vedete alle mie spalle sembrano già montate e pronte. Ci vuole ancora qualcosina per completare il tutto. Qui ci troviamo nei paddock, a destra è dove dormono i piloti, a sinistra ci sono tutte quante le aziende che li supportano e qui è dove si mangia e si sta tutti insieme. Le tenebre sono scese al Mugello, a sentire direi anche la temperatura. Dato che voglio portarvi a vivere a pieno il moto mondiale, perché non importunare Tony e andare nel motoromba a dormire insieme a lui? Tony, sveglia te primavera. No. Hola, che tal? Dove sei? Penso di essere qua fuori. Cioè, ho bussato a un camion, non so se sia il tuo. No, bro. Ma come no? Te lo giuro, bro, è bianco, vieni. Come bianco? Ma tu sei dove c'è il box? Sì. Lì c'è il team, lì c'è la roba delle moto, capito? Ma non è che dormi lì. Ah, questi sono i motoroma. Ah, è qua che dormono. Sì, ma ho fatto una corsa campestre per arrivare fino a qua. Sono dove c'è il tuo motorino. Bro, guarda che piccolo, per dormire. Sì. Sì. Benvenuti dentro la casa mobile di Tony Arbolino. Questa parte è mia, lì c'è il bagno. Qua dietro c'è Nakagami, qui c'è Augusto Fernandez e lì c'è Binder. E dov'è che dormo io? E qua con me. Bro, se no non so se ce la fai. Ci svegliamo insieme. Puzzi di fritto forte. Dove sei andato? Siamo andati in un posto. Siamo tutti... come le coppie adesso, se dormiamo insieme. Puzzi di fritto. Dove sei andato? Ci sono gli altri piloti che stanno dormendo. Mi lavo le mani con la saponetta di Tony Arbolino. Non è che ti sei sciacquato le palle con questo. Ti sei sciacquato le palle. Bro, dai, questo non si può vedere. Questo è troppo privacy. Tony Arbolino si toglie i peli dalle orecchie. No, per pulire, bro. Fa vedere l'ordine che ha Tony Arbolino. Ha lo spazzolino messo insieme. Non si può vedere. Qual è la mia parte del letto? Io sono più vicino all'uscita, così ti proteggo, ok? Posso accarezzarti la gamba? No. E darti i baci nel collo? Neanche. Quindi hai due divani, una televisione, un letto e un bagno? Sì, basta? Basta. Armadio? Ah, con le tute! Claro, io mi cambio qua. Che conte! Cioè, questo è stra privato, la roba troppo privata, capito? Sono una persona privata per te. Oh, para! Sono una persona privata per Tony Arbolino. Ore 23:15, salutiamo il cameraman Mattia e da adesso in poi riprenderò tutto con il telefono. Mi trovo a letto con Tony Arbolino a guardare il CIV 300. Ma ci stai? Cos'è,
hai preso una XS come letto. Non ci stai, non ci stai. Se sei più alto di 1,80 m non puoi fare il pilota. Dormi con la televisione accesa? Sì. Come sì? Sì, bro, mi fa compagnia. Come fai a dormire con una gara sotto? Cioè, Tony, per conciliare il sonno, mentre dorme, si guarda le gare. Direttamente dal motorhome di Tony, noi vi auguriamo una buona notte. Ciao. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Buongiorno, Tony. Andiamo a fare colazione. Abbiamo una cosa in comune, anche lui appena si sveglia pensa al cibo. Mi è piaciuto alle 6 quando mi ha dato la manina. Ti ha dato la manina alle 6? Sì. In a bag I'm useless, but not for long the future. Buongiorno Mugello. Che roba. Qui c'è la porta, apri e sei nella staccatore del rettilineo Mugello. Andiamo a fare colazione insieme a Tony. Sei capace a guidare? Se non vuoi restare lì ti conviene salire anche a te. Tony è già in qualifica. Hai visto come limo i millimetri. Arrivati sani e salvi per fare colazione in hospitality con Tony. Ripeti. Arrivati sani e salvi per fare colazione in hospitality insieme a Tony. Buon appetito. Prima di tutto quindi si fa colazione e poi questo giovedì cos'è che fai? Giovedì un po' di planning per il fine settimana, capire le gomme per domani, per la gara, un po' di gestione. Lasciamo Tony ai suoi cereali e al suo yogurt zero. Adesso ci troviamo esattamente in pit lane e qui è proprio dove si accenderà la magia domenica. Al giovedì è possibile fare anche la track walk. Qui davanti a noi ci sono tutti quanti i piloti che si studiano la pista molto lentamente. Oggi pomeriggio abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere con Marc Marquez. Quindi partirei subito con il chiederti: sei l'italiano? Sì. Posso parlare anche in dialetto veneto? No, va bene italiano. Ma com'è che piove? Io praticamente in qualsiasi posto sono piove. Giusto per prendere un po' di confidenza ti chiederei: qual è il tuo piatto italiano preferito? Pasta bolognese. Fettuccini anche mi piacciono tanto. Ma con il ragù molto buono. Dato che io ho un canale di motori, volevo chiederti che macchine hai e quali sono? Adesso ho una Audi RS6, Audi Q4 full electric. Ok. Per la città. Dopo questa è del mio fratello, ma la prendo tante volte io, la RS4. Adesso che abbiamo preso un po' più confidenza, senza che facciamo finta di niente, sappiamo un po' l'attrito che ha l'Italia contro di te, diciamo. Se tu potessi dire qualcosa agli italiani che seguono la MotoGP, cos'è che diresti? È vero che abbiamo avuto la rivalità al passato con l'idolo italiano. È una cosa normale, una cosa che accetto. E alla fine io dico sempre: la competizione è rivalità. Deve rimanere in pista. Dopo fuori la pista, dai, siamo tutte persone. Sta diluviando. Sì, adesso sì. Dammi la... l'ombreo. Bello. Ti lo tengo io, perfetto. Dai, ti lo tengo io. In questo momento chi è il pilota più forte secondo te? È Francesco Bagnaia. Sì. Per me sì, è quello che ha vinto l'anno scorso, quello che ha vinto anche il 2022. È vero che Martina anche è molto forte, ma il più forte è quello che vince. Ha vinto Pecco Bagnaia. La tua pista preferita? Austin Aragon o Phillip Island. Se devo scegliere una, Phillip Island. Molto bella. Anche il posto è molto bello. Se ti dovessi chiedere il tuo rimorso più grande, qual è? Il rimorso più grande o quello che si vado indietro lo cambio. Quando è ritornato dopo la caduta di 2020. Ok. Ho frattura all'umero. Ritornato 4 giorni dopo. Abbiamo ritornato troppo presto, ho provato un'altra frattura. Alla fine 4 operazioni al braccio, che è già un braccio che adesso lavora bene, ma ho avuto 4 anni che era una recuperazione di 6 mesi. Hanno stato 4 anni. Di quel punto ho capito che se no sei a posto con il tuo corpo non puoi fare niente. Corpo è uno e ci deve tenere il setup buono. Il setup buono. Del corpo. A questo punto, per darvi voce e dividere questa fortuna anche con voi, tramite il mio profilo Instagram vi ho dato la possibilità di fare qualche domanda anche a voi e a Marc. Quindi tutto quello che adesso ti chiederò va al di fuori del mio potere. Questo mi piace più. Nicolò ci chiede un aspetto che proprio non ti piace del tuo lavoro. È che una cosa che mi piace tanto, ma a qualcun punto dico: perché non sono invisibile? È una cosa che mi piace, avere la gente, avere quel rapporto con i tifosi. Ma qualcuna volta, quando sei al paddock, quando stai lavorando, questo devi andare da un altro, dici: wow, voglio essere invisibile per andare un posto all'altro senza che mi fermano. Questo, ma per l'altra parte, è quello che mi fa dopo quella grinta. Quando non lavori, preferiresti essere da solo? Adesso giusto, quando non lavoro, preferisco essere uno normale, uno che può andare al centro commerciale e non chiedono niente. Ma dopo è vero che se ti chiedono le foto è una bella notizia. Vuole dire che stai facendo bene il lavoro.
Puoi farla, se vuoi. Essere Marc Marquez ti fa fare l'amore di più? Te hai più facilità. Sì, qualcun pilota dice di no. Male. Tac, non è buono. Ma adesso ho l'amorosa e sono molto contento. E basta, tutto. È finita? Sì, sono già fuori del gioco. Ok, ok. Forse ce l'hai già anticipato, però Francesco ci chiede: qual è il tuo evento più traumatico e brutto in moto? Io aggiungerei: e come hai fatto a superarlo? Per me è stato quello del braccio, ma anche, per esempio, il primo così forte è stato qui al Mugello. Filo il rettilineo a 300 all'ora, andava contro un muretto e ho dovuto saltare di la moto. È caduta impressionante, 300 all'ora. Qui è stata la prima caduta che ho detto: oh, qui si va veloce. E come hai fatto a recuperare? Mente positiva, sempre. Devi essere sempre positivo. Dopo qualcuno ti ferma o qualcuna cosa ti ferma, ma devi essere sempre positivo, che questo ti dà la grinta. Oh, ma tutto adesso? È incredibile. Tutto adesso, tutto adesso. Pazzesco. Tutto il pantalone bagnato. Tutto. Alessio chiede: a distanza di anni e 8 mondiali, l'ansia prima dello spegnersi del semaforo c'è ancora? Sempre. È vero che è più facile controllarlo, ma l'ansia quella, le butterflies, come si dice? Sì, le farfalle, le farfalle, le farfalle qui all'stomaco, lo devi avere. Te prima di fare questo sicuro che avevi un po' di farfalle. Sì, sì, vero. Ma è normale, quello ti dà la intensità giusta. Che lavoro avresti fatto se non facessi il pilota? Io sempre dicevo a mio papà: se non posso essere pilota, perché questo non si sa mai, voglio essere meccanico, di moto, qualcosa. Una passione oltre le moto? Il motore è tutto, number one. Okay. Calcio dopo mi piace tanto. Che squadra tifi? Barcellona. Forza Vicenza! Vicenza che è del tuo paese? Sì, in serie. Serie C italiana. Ah sì? Serie C, buono. Forza Vicenza. Bella! Gabriele chiede: una cosa che ami e una cosa che odi dell'Italia. Amo la pasta, odio il traffico in città. In Spagna anche è brutto, ma qui guidate aggressivi a manetta. Domanda un po' più sentimentale: come stai? Io aggiungerei: sei felice? Me lo chiedi 6 mesi fa, ti dico: ma adesso sono felice, sono contento, tutto va bene, vita personale, vita professionale. 6 mesi fa la vita personale era molto a posto, la professionale mancava qualcosa. Adesso mi sto divertendo. Sei alto, eh? Sono alto? Sei alto, io basso, Dio. Giunti a questo punto, ringraziamo Marc per il tempo che ci ha dedicato. Grazie mille, grazie mille. Ti auguro una buona fortuna per questo weekend. Dai, grazie mille, grazie mille. Proviamo. 100%. Ci vediamo. Gas. Ciao. Per oggi direi che le emozioni sono state abbastanza. Il Mugello, come sentite, sta già iniziando a suonare. Proviamo ad andare a dormire muniti di tappi. Buonanotte, a domani. Questa mattina il circuito inizia a popolarsi, è venerdì, il primo giorno in cui tutti i piloti entrano in pista per la prima volta nel weekend. Iniziamo dalla FP1, la prima sessione di prove libere. Andiamo a vedere cosa combina Tony. Alle mie spalle è tutto pronto per partire. Tony ha iniziato questa tappa con il piede giustissimo, adesso pranzetto rapido in Hospitality Red Bull. E siamo pronti direttamente dai box per l'FP2, la seconda sessione delle prove libere. Appena finiscono le prove dobbiamo essere veloci ad inseguire Tony. Lo inseguiamo fino al suo motorhome dove si cambia e gli chiediamo com'è andata la giornata. Appostati fuori dal box, aspettiamo che finisca di parlare col capo tecnico e parte l'inseguimento. Parte l'inseguimento di Tony Arbolino! Lo inseguiamo fino al motorhome. Oddio, qui è come guidare a Milano. Slalom tra i motorhome. Abbiamo preso Tony, siamo entrati dentro al motorhome. Qui è proprio dove abbiamo dormito. Il letto viene tirato su per lasciare uno spazio ai piloti per scaldarsi. Qui c'è Tony finito dalla FP2. Stamattina hai fatto terzo? Sì, stamattina ho fatto terzo. Pomeriggio nono, 4 decimi dal primo. Quindi bene. Sono contento, mi sento forte, mi sento un buon passo per domenica. Però domani dobbiamo partire, davanti perché va fatto. Lasciamo Tony riposare e con un'arrabbiata alle spalle andiamo a vedere cosa combinano nei prati lì in fondo. Ci siamo muniti di un motorino, o meglio abbiamo appena scroccato un motorino a Red Bull. Andiamo alla scoperta del Mugello alla notte. Vado piano, ma vado al Mugello. È il numero uno. Lo so, facciamo il numero uno e due. Anche se solo venerdì sera, di emozioni il Mugello ce ne ha regalate. Chissà cosa succederà domani, che è sabato.
Il Sole Splende qui in Toscana si ricomincia da l'FP3, la terza prova libera, dove tutti i piloti hanno la possibilità di fare il miglior tempo per entrare direttamente in Q2 e quindi schierarsi tra i primi 14 in griglia di partenza. Tony ha fatto il miglior dodicesimo tempo, quindi non dovrà passare per le Q1, dove invece i 16 piloti con il tempo peggiore hanno l'ultima possibilità per entrare in Q2. Solo 4 sono i posti disponibili. Domani mattina quindi Tony partirà dalla 16ª posizione. Adesso è ora della MotoGP e è ora della gara sprint direttamente dalla prima curva. Pensate che questa staccata la fanno a circa 360 km orari. Non ho la più pallida idea del perché, ma mi hanno appena chiesto di premiare la Rookies Cup, un campionato di giovanissimi creato da KTM, Dorn e Red Bull, dal quale sono usciti fenomeni tipo Acosta, Bastianini e Martin. È tutto pressappoco uguale alla MotoGP, solo che i loro box sono a un chilometro dalla pista e le moto devono portarsele a mano. Prima di partire, piccolo cambio gomme in pit lane. Ma why i boys change the tires now? Dato che dai loro box alla pit lane potrebbe esserci dello sporco per terra, le slick le mettono qui. Come per i più grandi, anche qui si schierano in griglia di partenza. La cosa bella della Rookies Cup è che le moto del campionato non le pagano i piloti, ma le aziende che ho elencato prima. Questa qui è la grande scalinata che percorrono tutti quanti i piloti per salire dietro le quinte del podio del Mugello. Questi sono i trofei della Rookies Cup pronti ad essere consegnati. Qui siamo esattamente davanti al podio e il pavimento, devo dire che appiccica un bel po', chissà quanto vino ha visto. È Veneto anche lui. Sono arrivati i piloti, sono pronto a dare i premi. Abbiamo Brian Uriarte secondo. Tosta questa, non pensavo, ma alla premiazione ho provato anche dell'imbarazzo. Qui stiamo arrivando agli sgoccioli. Siamo giunti al sabato sera. Andiamo a vedere anche questa sera cosa succede su Linea il Prato. No, sì, no, sì, no, aspetta, no, una foto per favore. Grande Sina! Che fretta c'era, maledetta primavera. Ciao! Aspetta che c'è una ragazza. Siamo due, siamo due. Ma in Veneto, si beve o no? È il motore della Panda. 1100 file. Il paddock è in fermento, anche se una piccola punta di amarezza da sabato nel villaggio è palpabile. Come tutte le cose belle, anche qui al Mugello siamo arrivati agli sgoccioli. Moto 3, Moto 2 e Moto GP, oggi è il giorno che conta, il giorno della gara, e come al solito andiamo a vedere cosa combina Tony. Tutti i piloti sono in griglia di partenza, ultime accortezze tecniche e poi si parte. È proprio qui che i battiti cardiaci aumentano. Il nostro Tony parte sedicesimo. Ancora una volta qualcosa non va, perde diverse posizioni, lotta per recuperarle e chiude la gara nella stessa posizione da cui è partito. Dopo alcune settimane chiamiamolo e capiamo cosa è successo al GP italiano. Allora Tony, com'è andata a finire al Mugello? Una gara un po' strana, con quel disastro che avevamo fatto con la moto, che avevamo trovato un po' di cose assolutamente lontane da quello che volevamo ottenere, però sempre cercando dove migliorare. Avevi perso posizione, poi le recuperate? Ho sbagliato linea nella prima curva, quando sono rientrato avevo perso un sacco di posizioni, ma dopo sono tornato davanti, ma lontano comunque da quello che dovevamo fare. Facciamo vedere quando le cose vanno bene e anche quando le cose vanno male. Assolutamente. Ti ringrazio per questa analisi tecnica, ti saluto, saluta anche i ragazzi di da casa. Ciao a tutti, noi ci vediamo al prossimo GP. Un saluto, ciao.